Per l'impossibilità di essere con voi oggi a Bruxelles, accolgo volentieri l'invito di un saluto a tutti per la dichiarazione congiunta della Maison francese di Schumann e Monet, della casa di Adenauer e del museo di Pieve di Tesino che è inaugurato e portato avanti dalla Fondazione Trentina De Gasperi. Oggi il 5 maggio 2010. Già come Trentino, De Gasperi aveva compreso che era possibile sia mantenere una nazionalità italiana e nello stesso tempo stare sotto lo Stato sovranazionale austro-ungarico. Dopo il secondo conflitto mondiale, egli seguì quelli che si erano già proposti come fautori di una unità europea, e lavorò per parecchi mesi, soprattutto negli ultimi 3 anni, per la possibilità di costruire una federazione oppure una unità di paesi europei. E per questo lavorò moltissimo fino alla sua morte. Un'altra iniziativa della quale allora egli fu uno dei principali attori fu la possibilità di un trattato CED, Comunità Europea di Difesa. Purtroppo questo trattato non venne votato dai paesi aderenti, per cui la cosa morì così. Resterà certo uno degli impegni delle nuove generazioni per una vera unità politica europea. Egli teneva non soltanto all'unità economica, ai principi sociali, alla comunità politico-culturale, ma soprattutto a una vera politica europea che avrebbe dato all'Europa la sua forza e il suo posto nel mondo. De Gasperi aveva con Monet, Schumann e Adenauer, che ho avuto l'occasione, la possibilità di conoscere, aveva non soltanto una grande condivisione di idee politiche, ma erano anche tutti e tre uomini di frontiera, tutti e tre uomini cristiani e parlavano la stessa lingua, ossia il tedesco. Trovo quindi molto importante che le tre case, la Maison, Schumann e Monet, la Adenauer House e il Museo di Pieve di Tesino di De Gasperi abbiano costituito questa unione, soprattutto nell'avvenire della nuova generazione, che certamente avranno la possibilità di trovarsi, di incontrarsi e quindi di formare, come loro dicono, una specie di pellegrinaggio politico, per cui nelle loro mani è rimasta la possibilità e la volontà di fare l'unità europea che ancora non è completa né efficiente. De Gasperi parlava di questo chiamandolo un mito, cioè il vero e l'unico forse mito importante e grande per una nuova generazione. Grazie.